benvenuti in questo nuovo video. È la prima volta che faccio questo video, tra l'altro. Certo, Gloria. Il mi strucco con voi. Get unready with me. Infatti ho portato tutto il necessario per struccarci. Scusate infatti la faccia, i capelli distrutti, sono veramente impossibile da guardare, però ho pensato di fare questo video perché non l'ho mai fatto e intanto parliamo un po' come i vecchi mi preparo con voi, dove vi raccontavo quello che mi passava, quello che stava succedendo nella mia vita. Dato che mi sono già truccata oggi di fetta e furia, ho detto vabbè, registro mi strucco con voi. Prima di iniziare vi ricordo che se non siete iscritti al mio canale, volete entrare a far parte della Fair Family, innanzitutto grazie. Quindi qua sotto trovate il bottone iscriviti, se invece siete già parte della Fair Family, grazie per continuare a seguirmi. Inoltre vi ricordo di attivare le notifiche nel caso non l'abbiate ancora fatto, per poter essere aggiornati su quando carico un nuovo video. E questo è l'intro di sempre. Adesso, prima di iniziare, vi voglio far vedere i prodotti che andrò ad usare, anche se sono i prodotti che non uso solitamente, quindi proverò cose nuove. Visto che normalmente per struccarmi uso della linea Oaso Shiseido, insomma lo struccante, quello che poi sciacquo con l'acqua, non avendo acqua, non avendo lavandini a portata di mano, ho portato l'acqua micellare della Jouer, insomma come si pronuncia questo. Non ho neanche i dischetti di cotone, infatti utilizzerò i miei amati fazzoletti. Voglio fare una maschera con voi e provo per la prima volta questa qua, la Ceramide Mask al cocco, insomma, della Too Cool for School. Dovrebbe essere iper idratante. Io il coconut al 30%, quindi c'è al 30% il cocco. Mi sono appena resa conto che queste non sono delle creme, perché sono delle cleansing foam, quindi non le posso usare, però sono della Dr. Jart e non vedo l'ora di usarle. Iniziamo subito con lo struccarci e... ok, va bene. Scusate l'assenza su Instagram, perché tanti l'avranno notato, sono rimasta un po' assente, non sono al massimo della forma, lo vedrete anche dall'occhio un po' spento, perché so che ci sono molte di voi che se ne accorgono quando non sono felice al massimo, insomma, non sono al massimo della forma. Questo perché ci sono rimasta veramente sotto, io quando ho scoperto di questa perdita di team, insomma, ci sono veramente rimasta sotto, perché il rendermi conto che una persona non ci sarà più, la vita, insomma, quando smetti di vivere, essendoci anche passata comunque, è difficile affrontare la cosa, che sia una persona che non conoscevi o che conoscevi. Comunque la perdita è una cosa veramente brutta da affrontare. In più era una persona che stimavo, che ammiravo, perché son cresciuta con le sue canzoni, ho fatto praticamente tutta la mia adolescenza con le sue canzoni. Sto parlando di Avicii, se nel caso non sappiate di chi stia parlando. E non lo so, mi è entrato nel cuore il suo documentario, mi è entrata nel cuore la sua storia e ci sono rimasta male, cioè ve lo giuro, ci sono rimasta male. È una settimana che io sono giù di morale. Questa cosa che sono a vivermi il dolore, diciamo, da sola, perché nessuno mi capisce, è brutto, perché sapete, quando magari, cioè quando perdete una persona che conoscete, la gente ti sta vicino, ti capisce, però quando si tratta di una persona famosa, di un personaggio pubblico, di una persona che comunque non conoscono, non conosce nessuno, iniziano a guardarti tipo, sì vabbè dai, cioè, ok, non lo conoscevi, che te frega. E mi rendo conto di essere una persona estremamente emotiva, estremamente empatica. Mi sono immedesimata tanto, tanto, tanto nel suo personaggio, guardando anche il documentario, e mi sono ritrovata in tante di quelle cose che diceva. Proprio io già di mio, non so se capita anche a voi, no? Quando guardate un film o guardate una serie TV, siete completamente immersi nella storia e vi sentite parte di quella storia. Quindi capite che quando si tratta poi di una storia vera, è peggio ancora, cioè ti immedesimi il triplo. E ecco perché l'ho sentita tanto questa perdita. Le sue canzoni, sai che non le farà più, sai che non ci sarà più, e quindi ci sono rimasta male, cioè è triste questa cosa. E tanti di voi mi sono stati vicino, nel senso che mi hanno capito, non hanno giudicato, mentre tante altre persone si sono permesse di giudicare e prendermi in giro, e non me lo aspettavo minimamente. Cioè, il minimizzare il dolore credo sia una cosa veramente triste, veramente poco delicata. Tu non puoi minimizzare il dolore dell'altra persona e farla sentire stupida perché sta provando un dolore che tu in primis non capisci. Il problema, secondo me, è che c'è sempre meno bontà nelle persone, c'è sempre meno sensibilità nelle persone. Quindi questa mancanza di sensibilità mi spaventa, perché io mi dico, ma in che mondo stiamo vivendo? In che vita stiamo vivendo? A cosa andiamo incontro se ci sono sempre meno persone che capiscono il dolore altrui o lo minimizzano o persino non si mettono neanche lì a confortarti per bene, ma
la classica pacca sulla spalla, sì dai, passerà, cioè non è niente di che. Io queste cose non le tollero. Sono chiusa a riccio in questi giorni proprio perché, non perché non volessi sfogarmi con voi, anzi l'ho fatto, però non volevo neanche rompervi le balle perché non tutti la pensano allo stesso modo e non tutti capiscono, quindi ho pensato di chiudermi a riccio e di non parlarne. Non volevo annoiarvi, non volevo rendervi tristi, però sappiate che queste giornate me le sto vivendo abbastanza male, sto cercando di tirarmi su e non ce la faccio perché stando da sola è veramente difficile riuscire a tirarsi su. E sapete, sono sempre stata una di quelle persone che predicava positività, che predica tuttora positività, che dice ragazzi cercate di non buttarvi giù, però quando capita a me io ci sto veramente male. Infatti una cosa che vi ho detto nel video della perdita di mio padre, vi ho detto proprio che io mi vivo il dolore quando sto male per qualsiasi cosa, che sia una perdita, che sia una brutta giornata. Non sono una di quelle persone che ok sono un robot, perché ci sono tante persone che ammiro, quelle che fanno così, però riescono a cambiare umore velocemente e a vedere la vita tutta in modo diverso, a viversi la vita in modo diverso, magari se gli è successa anche una cosa brutta. Ecco, io non ce la faccio, è una cosa che proprio non riesco a fare, perché ho notato che se la faccio prendo in giro me stessa e non mi piace vivere nell'ipocrisia, quindi preferisco vivermi il dolore che duri un giorno, che duri due giorni, una settimana o un mese, preferisco vivermelo. Quando poi mi sono stufata di quel dolore, perché arrivo al completo rigetto del dolore, quindi basta Gloria, tirati su, quando tocco il fondo, allora poi cambio, inizio a vedere la vita in modo diverso, a vivermi di nuovo la vita in modo positivo. Però ve lo giuro, lo dico senza nessun problema, perché se non lo dici la gente non se ne accorge, perché ognuno guarda la propria vita ed è triste questa cosa, che non c'è più empatia o ce n'è comunque poca. Lo dico senza problemi proprio per avvisarvi, ragazzi, io non mi sento bene, io non sto bene, sto vivendo questo dolore veramente male, veramente triste, ma non solo perché questa persona è mancata, lo sto vivendo proprio tutto, la vita, cioè capito? Io sono sempre stata una persona che si è fatta mille complessi su domande esistenziali, sul cosa c'è dopo la morte, cosa c'è al di là della vita, cosa c'è dopo l'universo, cioè non esci più, capito? E lo so benissimo, però io mi vivo questi complessi in questi periodi bui, cioè non penso solo a quella cosa brutta che mi è successa, ma inizio una serie di... cioè entro proprio in un vortice di domande esistenziali e tristezza assoluta, della serie che oggi sono uscita perché mi sono detta basta Gloria, non puoi stare a casa a deprimerti. Comunque sto facendo molto delicatamente e con molta lentezza, perché sennò divento Bordeaux con questa specie di carta. Vabbè, comunque sono uscita come sono uscita in questi ultimi giorni, in quei momenti in cui pensi da sola o sei lì che contempli la vita, ecco, sei lì che guardi in giro, mi sono detta oh mio Dio, questi bambini, tipo guardavo i bambini, dicevo i bambini, oddio, una volta ero anch'io bambina, adesso sto crescendo, penso a mio nipote a quanto è cresciuta, penso a mio fratello a quanto è invecchiato, scusa se guarderei questo video, penso a me a quanto sono cambiata, a quanto sono invecchiata in questi anni, a come la mia vita sia cambiata, a come la vita è cambiata, no. E mi faccio i complessi, ve lo giuro, cioè dico oddio, il tempo scorre, mi spaventa tantissimo questa cosa che il tempo va avanti e noi cresciamo e tutto cambia, quindi capite che sono entrata proprio in un brutto vortice. Ho passato questo periodo, veramente l'ho passato, lo sapete benissimo quando l'ho passato, ci ho messo tanto e non ne sono ancora uscita, forse è per questo che ci rimango ancora male quando penso a queste cose, no? Perché se l'hai superata, sai come superarla, la prossima volta la vivi diversamente. Io ve l'ho detto anche in quel video, io non l'ho superata e non credo di poterla mai superare, perché sono una persona molto molto sensibile e non posso cambiare questo di me, non lo posso proprio cambiare. Sono fiera anche di essere così, adesso vado a mettere la maschera, così almeno parliamo con questa faccia buffa, almeno non mi prendete neanche troppo sul serio. Comunque è super fredda, perfetto. Quindi capite, io mi vivo questo dolore perché in realtà non l'ho mai superato. E le persone che minimizzano tutto ciò, che ti fanno sentire a disagio perché tu ti stai vivendo un dolore che per loro può sembrare stupido, questo non mi aiuta, cioè ho veramente capito tante, tante cose in questi giorni. Il fatto che le persone ti facciano sentire a disagio non è una bella cosa, soprattutto persone a te vicine, a te care, che reputi amici, comunque non dovrebbero farti sentire a disagio per nessuna cosa al mondo, cioè per niente dovrebbero farti sentire a disagio, anzi dovrebbero aiutarti e supportarti, evitare per una volta di parlare di se stessi. Non lo so, io sono dell'idea che se stai passando un periodo brutto
è un consiglio che vi do: circondatevi di persone che vi facciano parlare, che vi facciano parlare di quel dolore, e che dopo, quando voi siete pronte a superarlo, o chiedete aiuto, perché sì, ci sono tante persone che non sanno, non chiedono e non sanno chiedere aiuto. Penso che comunque siamo più o meno in quell'aspetto tutti uguali. Se non sei una persona veramente tanto tanto triste per qualcosa e quindi ti porta ad avere un problema più grande, ok? Sto parlando di persone che riescono prima o poi a superarla e hanno bisogno del loro tempo, cioè io sono una persona che ha bisogno del suo tempo. Chi mi è vicino lo capisce, non cerca di farmi svagare da subito, sa che mi devo vivere prima il dolore e mi aiuta a sfogare, ad esternare il mio dolore. Qualunque dolore sia, per una brutta giornata, per una perdita, per qualcosa di più serio, il mio disagio nell'essere circondata da persone che da me si aspettano un sorriso, perché sono sempre stata quella persona sorridente, e quando da me si aspettano un sorriso e ci rimangono magari male o minimizzano appunto il mio dolore, io mi chiudo ancora di più in me stessa e indosso una maschera. Tu mi vuoi vedere col sorriso, ok, va bene, non capisci il mio dolore, vedo che non sei empatico come me, non sei una persona sensibile come me, non sei una persona altruista, perché questo qua si parla di altruismo, ragazzi, è più seria la cosa. Quando vedo che non sei una persona altruista, allora automaticamente mi dico ok, indossiamo una maschera, come in questo caso, ti sorrido tutto il tempo, mi diverto con te, ma sappiate che io sto fingendo. Ed è brutta questa cosa, perché una persona a te cara non dovrebbe farti sentire, non dovrebbe farti indossare una maschera. Io non voglio indossare una maschera con le persone che frequento, con le persone che mi stanno vicino. E sto parlando veramente di tutti in quest'ultimo periodo, perché ho notato tanto, tanto menefreghismo, cioè, capite? Ed è per questo che adesso sono qua a fare un Get Unready With Me mentre mi sfogo con voi, perché boh, penso di trovare magari un commento o più commenti di persone altruiste che capiscano di cosa sto parlando. E per quello che vi dico, che tante volte il fatto che io sia sui social può essere una bellissima cosa, proprio perché non avendo magari persone vicino che mi possono aiutare in questa cosa, ho voi. E per quello che io vi dico, siete veramente la mia seconda famiglia. Poi sono tutti bravi quando questa persona non c'è più a dire aveva bisogno di aiuto, aveva bisogno di qualcuno che le dicesse che va tutto bene, aveva bisogno di... Cioè, è facile, no? Quando quella persona non c'è più. Per quello che dico, ragazzi, dimostrate il vostro amore da vivi, oggi. Non quando una persona non c'è più, se ne va dalla vostra vita o se ne va da questo mondo. Siate più altruisti, siate più sensibili verso il prossimo, perché i problemi ce li abbiamo tutti. Però io mi cazzio, ok, da sola, perché dico Gloria, tu sei sempre stata una persona che ascolta gli altri, dal cuore al prossimo, perché veramente non ho nessun tornaconto, per dirvi una bugia, e lo dicono praticamente tutti quelli che mi conoscono. Io quando una persona ha bisogno ci sono sempre, vuole parlare, vuole sfogarsi, vuole un consiglio, io ci sono sempre. Però quando ho bisogno io non c'è mai nessuno, ce ne sono veramente poche di persone, e poi persone che non me ne sarei, cioè che non, della quale non me lo sarei mai aspettato, cioè non l'avrei mai detto, no, di queste persone. Inizio a valutare chi conosco, dico ok, questa persona non è fatta per i discorsi seri, questa persona non è fatta per lo sfogo, questa persona è fatta solo per passarci una o due giornate da ridere e basta. Ed è triste, perché non voglio indossare maschere con le persone che frequento, non me la sento, capito? Non voglio neanche indossare una maschera con voi, anche se in questo momento ne ho su una, però ragazzi, veramente, mi sento in dovere di dirvi che non sto bene, questa settimana non sono stata bene, e mi andava di dirvelo, semplicemente, mi andava di farvi sapere che la vita, che YouTube soprattutto non è un mondo solo di frivolezze, solo di bei video, solo di cose ridicole, ma è anche questo, ovvio, io lo dico sempre, non voglio portarvi negatività, vorrei farvi solo riflettere, farvi capire, tante volte ce n'è bisogno che qualcuno lo dica, che non vi dovete vergognare se state passando un brutto periodo, e non dovete mai farvi far sì che qualcuno minimizzi il vostro dolore, ma circondatevi di persone, cercate di separare, ok, i rapporti che avete e capire chi è fatto per cosa, perché tante volte ci concentriamo con quella persona con la quale stiamo bene, pensiamo che allora quella persona può sentire di tutto, no? E appena fa qualcosa che non ci piace, ah basta, chiudo con quella persona. No, io non sono fatta così, perché penso che ognuno abbia i suoi pregi e i suoi difetti, accetto tutti, ma capisco soprattutto in questi momenti con chi mi posso sfogare e con chi no. È perché nella vita bisogna accettare tutti. Questo è un messaggio che vorrei lanciare, nel senso, non andiamo tutti d'accordo, però
bisogna accettarsi l'un l'altro, perché non tutti la pensiamo allo stesso modo, però appunto ho voluto fare questo video anche per sfogarmi con voi, per cercare di farvi capire quello che sto passando, che tra un mese magari mi riguardo questo video e dico mamma mia che flemma, gloria, mamma mia che tristezza. Sì, però in quel momento avevo bisogno di questo, quindi spero capiate questa cosa. E con questa maschera non sono molto credibile, non per niente. Mi si continua a staccare, quasi è già asciugata. Tra l'altro ho la pelle anche che fa schifo in questo periodo, cioè mi sento proprio uno straccio. Ho la ricrescita, i capelli che si stanno continuando a spezzare, infatti raga io voglio fare qualcosa. Mi sento proprio uno straccino. È arrivato il momento di toglierla. Finalmente posso parlare. Finalmente posso fare le espressioni facciali. Io credo che lascerò che tutto il liquidino della maschera penetri nel mio viso. Vado a mettere più tardi una crema. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo argomento. Fatemi sapere che persone siete. Perché quando si dice ah ma tu come la pensi, no? Sono tutti bravi a dire ah sì guarda anch'io la penso così. Predica ottimismo, predica compassione, predica altruismo. E poi quando ci sono i problemi sono i primi che se ne lavano le mani o minimizzano il tuo dolore, quindi è veramente difficile anche fidarsi al giorno d'oggi, no? È perché uno va a fiducia sulla parola, ok sei anche tu così, però i fatti dimostrano che persona sei. Se avete avuto anche voi una situazione simile alla mia, come l'avete affrontata? Perché possiamo anche aiutare chi magari sta passando un periodo più buio, più triste. È un messaggio che voglio lanciare in questo video, ragazzi, non vi buttate giù, perché se ce la posso fare io, se ce l'ho fatta io con la perdita del mio papà, è veramente, ragazzi, ve lo giuro, è stata una cosa straziante, dolorosa e veramente veramente brutta, l'ho vissuta in prima persona, quindi capitemi, se l'ho passata io e sono ancora qua con un bel sorriso stampato sulla faccia nonostante tuttora sia comunque un po' giù di morale, ce la potete fare anche voi e non vi buttate giù. Se avete un problema trovate una persona che vi sappia ascoltare. Se veramente siete in quel periodo buio, in quel periodo dove pensate alle cose più brutte del mondo, dove non pensate ci sia una possibilità di svolta, una possibilità di tornare a vivervi la vita, so che è difficile, so che è veramente difficile dare un senso a questa vita a volte, è veramente difficile poter trovare una motivazione per svegliarsi la mattina e fare quello che tutti quanti fanno, è veramente difficile affrontare ed è veramente difficile farsi capire dalle altre persone, perché tanti possono giudicare il tuo dolore, appunto, e dirti, ascolta, io mi alzo tutte le mattine, faccio questa cosa che non mi piace, però mi sveglio e la faccio, perché è così che va fatta. Ma non tutti capiscono che se sei in quel periodo, se sei in quel momento, tutto ti sembra futile, tutto ti sembra stupido, anche l'andare a fare una passeggiata ti sembra inutile, stupido. Quindi vi capisco, sono con voi se state passando questo periodo, perché io sono molto lunatica, molto emotiva, li passo anch'io questi periodi, fidatevi. E io vi sono tanto tanto vicina. Sappiate che se ce l'ho fatta io, se ce la sto facendo io, lo potete fare anche voi. E basta semplicemente trovare un appiglio su voi stessi, perché non bisogna cercare per forza qualcuno che vi ascolti. Non bisogna per forza cercare una persona che vi dia la pacca sulla spalla. Dovete riuscire a tirarvi su da soli, a motivarvi da soli, perché ce la potete fare, siete persone forti, perché già che state provando un dolore del genere, fidatevi, siete delle persone forti, perché le persone provano questo tipo di dolore, anzi al primo dolore serio cadono per terra, quindi già voi che state provando questa cosa siete delle persone forti, ve lo dico col cuore, tiratevi su e vivetevi la vita al massimo, perché quello che dico sempre è che la vita è un gioco e va giocato bene. Non sprecate questa vita, non sprecate questo gioco, perché è il gioco più bello del mondo, capito? Quindi con le lacrime agli occhi io spero che questo video vi sia piaciuto, perché sapete sono molto emotiva, non me ne vergogno, non dovete vergognarvi neanche voi. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, che dovrebbe essere venerdì, quindi vi abbraccio fortissimo, ciao!